Adriano Sperandio, sono un pugile professionista e tecnico della FP e sono il detentore del titolo italiano pesi medio massimi che ho vinto l'anno scorso il 21 novembre. Oggi siamo nella palestra Red Gym di Fontenuova di Donato Domenicone, che è per di più il mio preparatore. La mia passione per la box nasce in realtà essendo un figlio d'arte, quindi mio padre, il mio maestro attuale, nasce ovviamente tra le mura di casa da piccolissimo. Inizio il pugilato ovviamente a casa e entro poi in palestra per la prima volta a 9 anni. Il mio idolo nel pugilato è Sugar Ray Leonard, pugile degli anni 80. Americano, campione olimpico e campione del mondo, pugilato estroso, ma possiamo tranquillamente definirlo una leggenda del pugilato, a mio avviso secondo solo a Muhammad Ali. Poi ad oggi di campioni ce ne sono tantissimi, però lui ce l'ho nel cuore. Sono considerato uno dei pugili più veloci sicuramente, in passato sono stato considerato uno dei pugili più veloci d'Europa. Di base l'aspetto, la velocità è dettata dalle fibre bianche con cui nasciamo, quindi è di base è innata. Negli anni però è sicuramente allenabile e migliorabile. I miei allenamenti sotto match, quindi nel periodo del camp, sono di circa 1 ora e mezza allenamento per 2 volte al giorno. Naturalmente impegni più, impegni meno. Purtroppo in Italia non ci è permesso esclusivamente fare il pugilato, non si riesce comunque ad arrivare a fine mese, quindi impegni lavorativi a parte, il range giornaliero è 2 allenamenti di 1 ora e mezza. L'aspetto che mi piace di più della box è, diciamo, il fatto che sia uno sport individuale, ma che poi in palestra si crea gruppo, quindi hai questi due aspetti contrastanti che negli altri sport difficilmente hai, forse in tutti quei sport da combattimento. Il rapporto con l'avversario varia di volta in volta, di base c'è sicuramente un gran rispetto, a prescindere. Io ho, come tutti i pugili, come tutti gli atleti agonisti, diversi problemi fisici. Uno in particolare, che ormai è di dominio pubblico, ha un problema alla spalla dettato dalla semplice artrite. Ho provato il Sequez e in realtà la miglioria l'ho percepita sia visivamente che interiormente dopo circa 30 minuti, forse 40, proprio a livello di gradi di mobilità della spalla stessa, quindi anche a livello proprio visivo. A livello psicologico, mentre facevo il trattamento, mi sono sentito particolarmente rilassato, anche perché nello specifico non è stato fatto solo a livello di articolazione, ma anche in alcuni punti del viso, e in quel preciso momento ero particolarmente rilassato, pur essendo circondato da altre persone. Ho avuto una sensazione di comfort generale, di benessere generale, a prescindere dal braccio, anche se poi l'obiettivo era quello, però poi di conseguenza, credo perlomeno che sia una conseguenza, ho avuto un beneficio generale, sì. Fisicamente. Utilizzerò questa terapia in vista del mio prossimo match, che è il 9 aprile, che è in realtà un match di rientro, e obiettivo prefissato il prima possibile il titolo europeo, me lo auguro, e di conseguenza mi farò sicuramente accompagnare da questa terapia, dal Sequez. Il mio sogno nel cassetto oggi, ma perché sono una persona molto realista, è il titolo europeo, che è un titolo che potrei arrivare ad agguantare. Da lì poi ovviamente il mondiale è forse il sogno di tutti. In primis ci sono le Olimpiadi, ma che purtroppo sono sfumate, e il mondiale sarebbe un grande traguardo, e subito dopo mi piacerebbe moltissimo dedicarmi esclusivamente all'insegnamento pugilistico. Quello che spostamento, no? Sì.